Cristina Fogazzi, in arte l'estetista cinica, ho un centro estetico a Milano, un blog, un canale YouTube, una pagina Facebook, un cane e uno shop online. Dovete dare 5 consigli sintetici per arrivare alla prova costume felici. Allora, il primo consiglio è quello sicuramente di limitare il sale nell'alimentazione, perché è una delle cause maggiori di ritenzione idrica. Limitare il sale nell'alimentazione vuol dire limitare il proprio consumo di bresaola, che è l'affettato più amato dalle donne a dieta italiane, ma è un vero e proprio concentrato di sale, quindi piuttosto la bresaola, un bel petto di pollo alla griglia. Il secondo consiglio, quando fate attività sportiva, preferite delle camminate a passo sostenuto rispetto alla corsa, perché la corsa, a differenza di quello che si possa pensare e di quello che pensano soprattutto gli uomini, non fa passare la cellulite. Ancora meglio l'attività in acqua, visto che adesso fa caldo e si può andare agevolmente in piscina. Il terzo consiglio, alla classica crema anticellulite, preferite dei fanghi, che hanno un'efficacia maggiore anche se sono un pochino più laboriosi da fare. Però 2-3 volte alla settimana, se vi dedicate un'oretta per far quello, io vi garantisco che i risultati saranno migliori che applicando la crema tutti i giorni. Il quarto consiglio, verificate come consumate le vostre scarpe, perché se camminate male questo compromette la vostra microcircolazione. E il quinto consiglio, mettetevi il cuore in pace, perché tanto anche quest'estate in spiaggia la tendenza a cellulite è moda. Visto che andiamo sempre verso la stagione estiva, oltre all'emergenza cellulite c'è una seconda emergenza, che è l'emergenza cura della pelle e del viso, perché siccome tutti mi chiedono sempre anche i segreti antirughe, il primo segreto antirughe è non prendere il sole, che la prima causa di invecchiamento cutaneo è l'esposizione alla luce solare. Quindi, anziché dovervi dare nomi di rimedi miracolosi e consigliarvi di farvi camminare delle lumache sulla faccia, perché ultimamente la bava di lumache è super di moda, io vi consiglio l'ombrellone. L'unico modo per dimagrire è un'alimentazione controllata, l'attività fisica, e il consiglio che io do sempre è davvero seguire un'alimentazione controllata. Cellulite. Allora, la cosa vera è che esiste. Non ci sono creme, impacchi, pastiglie miracolose, ma purtroppo servono principalmente una sinergia di soluzioni di buon senso. A un certo punto ho pensato, perché non portare i trattamenti che facciamo nel centro estetico a casa delle persone? Sono trattamenti che noi facevamo nelle cabine del nostro centro estetico, che sono riadattati per un uso casalingo. Fagiane sono poi diventate questo gruppo di persone che mi seguono con affetto, per le quali io ho molto affetto, però ogni tanto fanno delle domande da pennute. Questo è il motivo del nome Fagiana. Le vignette sono state il mio esordio sui social network. All'inizio facevamo proprio solo vignette, nessuno sapeva poi che questa estetista cinica era una personcina realmente esistente con un centro estetico. L'abbiamo svelato parecchio dopo, inizialmente c'era solo questa estetista che bacchettava le sue clienti.